Charlie. Socio, vola più in alto che vuoi, vola più in alto che vuoi. Mi chiamo Chiara Burattini, ho 32 anni, sono una violoncellista di Ancona, sono da poco tornata a vivere qui dopo tanti anni di studi e attività fuori, e ho scelto di appunto stabilizzarmi in questa città che è una ottima base per viaggiare. Sono una musicista, nella fattispecie una violoncellista, come se fosse la specie e il genere. Studio violoncello da quando avevo 7-8 anni, quindi sono veramente tantissimi anni, ma il bello e il difficile di questo strumento, ma della musica in generale, come ogni disciplina, è che non si smette mai. Nonostante il diploma al Conservatorio di Milano, il perfezionamento a Santa Cecilia di Roma, non smetto di mettermi in discussione, di esplorare, di sperimentare, per cui sono sempre in giro anche per l'Europa a carpire i segreti dai più grandi violoncellisti di tutto il mondo. E nel frattempo sto costruendo il mio percorso, sicuramente un percorso particolare, perché sono anche una mamma e una moglie, che non è semplicissimo e non è poi così comune quando si cerca di portare avanti un mestiere come questo, che però sicuramente arricchisce moltissimo. È un processo in costante evoluzione, infinito, come questo. Se si vede. Piccolo, ho 30 anni e posso dire che oggi, per esempio, l'istituto musicale dove io ho messo i miei primi passi sul violoncello non esiste più nella mia città, quindi sicuramente oggi sono tempi particolari e si può essere violoncellisti in molti modi. Sicuramente in ogni caso non si può prescindere dallo studio, dalla disciplina, dal sacrificio, dal mettersi costantemente in gioco, dal investire costantemente su se stessi e non smettere mai di volersi migliorare e ricercare. Sicuramente un buon punto di partenza può essere non arrendersi e unirsi con chi non si è arreso, e a questo punto credo non si arrenderà mai, per continuare a offrire alla comunità momenti di bellezza, delle pause, delle oasi in cui ci possiamo staccare dalla realtà di oggi che è frenetica e ci rende anche parecchio soli. Andrea, stai zitto un attimo! Thank you.